Tutti, io, Piccettino e Ana, siamo qui per ricordarvi che Lucca Comics ormai è alle spalle, visto che oggi è già il 9 di novembre, e che ci lascia, noi che non ci siamo andati, un sacco di curiosità sui video che stanno postando le varie case editrici, ma soprattutto il bagaglio di cose che devono uscire. Anche se l'editoriale Cosmo ci dice che deve uscire il 16, in molte edicole già si trova questo, Lazarus Dead The End. Numero 152, più un 152 simbolico che reale, poi vi spiego il perché. Ed è la famosa storia che conclude la saga di Lazarus Led. Allora, è inutile girarci intorno. Questo volume per me è un'emozione incredibile. Questo non è un volume che chiude una saga, questo è un volume che mi riporta a quando ero un ragazzino, che girava con la maglietta nei pantaloni perché era una fissa di sua mamma, che girava con la compagnia di ragazzi un paio d'anni più grandi, che quindi deve molto a quei ragazzi, soprattutto a uno in particolare, Dario, che siamo ancora amici oggi, adesso ci vediamo molto meno, che poi è il motivo e il fautore del mio amore verso Dylan Dog e anche per Lazarus Led. Quindi questa recensione è un po', diciamo, dedicata a Dario e a tutta la mia vecchia combricola che, anche se ci siamo un po' persi di vista, comunque porto sempre il mio cuoricino. Ma poi è anche perché sapete tutti, vi ricordate il video che ho fatto a dicembre 2016, 26 dicembre 2016, dedicato a Dade Caponi e alla Zorzetta in generale, capite anche, vi ricordate anche il mio amore per questa serie. Quindi questo album è un album molto molto sentito, molto molto aspettato e desiderato, tanto che mi ricordo un piccolo aneddoto personale: nel 2014, se non sbaglio, a Lucca, io c'ero, allo stand Cosmo, mi sono fatto firmare il numero di Erinni che era uscito da Ade, e c'erano Ade e Bocci che firmavano una stampa, mi ricordo. E proprio gli dissi ad Ade: ma Ade, ma sto numero 8 finale di Lazarus Led fa Lucca prossima. Poi successe quello che successe e abbiamo dovuto aspettare un po' di tempo, ma ora eccolo qui. Spicca innanzitutto lo strillone con il finale inedito di Leo Ortolani, ideato da Leo Ortolani. Perché? Beh, è Leo stesso che ce lo spiega all'inizio. Ci spiega questa strana genesi, queste pagine trovate, queste sceneggiature, questa sceneggiatura trovata nel computer di Ade, che portava fino a pagina circa, fino a pagina 130. Dopodiché, il finale era inesistente. L'ha inventato Leo Ortolani di sana pianta, pensando nel suo stile, come ci spiega qui, anche magari con forse un po' di arroganza, ma io non la definirei arroganza, insomma, pensando di aver capito quello che Ade Capone voleva per Lazarus Led, per questo finale. Quindi ci addentriamo un po' in un Lazarus Led particolare. Vabbè, cominciamo, dai. Cominciamo dalla copertina, che è a carico di che è a carico di Alessandro Bocci con i colori di Alberto Bungiu o Bungiu, mentre la variant è a opera di Ortolani e di Luca Bertelè ai colori. La variant mi arriverà, ve la farò vedere in un altro video, al momento c'è la regolare. Cosa posso dire della regolare? Che è una bellissima illustrazione, ma è proprio un'illustrazione, diciamo che a mio gusto personale avrei scelto i vari copertinisti e li avrei messi insieme in una singola illustrazione. Non so bene come mi sarebbe piaciuto, cioè i vari sbocci, eccetera, eccetera. Bocci è comunque stato il copertinista, tra virgolette, storico. Vero, Olivares ha fatto le prime, poi è subentrato subito Bocci, quindi. E poi vabbè, tutti sanno che io ho un debole per lui, quindi il fatto che c'è in copertina non mi infastidisce. Però la copertina non è legata a Lazarus Led attuale, è un'illustrazione poteva andare bene magari per qualche evento, però è un Larry diverso, è una gatta diversa, cioè è proprio un qualcosa di slegato dalla storia. Quindi è una bella illustrazione, ha un senso logico, ma la variant di Ortolani secondo me è più sul pezzo rispetto a questa. Non voglio dire che sia svilente, brutta, eccetera, ma chi compra questa
e non conosce Larry, si trova una copertina che non dice nulla, anzi va a sviare addirittura il protagonista, non è manco con sta faccia. Quindi insomma è un po' più forse risparmia, più celebrosa, celebrosa, sì, celebrativa, scusate, che altro. Quindi ottima, ottimo tutto, fa sempre bello vedere questo logo, però rispetto alla storia raccontata, la copertina ci azzecca un po' come i cavoli a merenda. Sorry, anche se graficamente è molto bella, cioè non potete dire che non sia accattivante, però dopo che avete letto la storia, dite, ma questa cosa c'entra? Perciò sì, promossa, ma come illustrazione, come copertina, un po' scentrata dal cuore. Veniamo ai disegni. Allora, i disegni sono della giovanissima Sarah Sachs Guidi. Se vi ricordate, ancora non l'avete visto forse, ma arriverà. Abbiamo fatto una chiacchierata con lei qualche poco tempo fa, con lei, Barbieri. Allora, la Sara è, come dicevo, giovanissima, anche bravissima se volete vedere, anche se francamente i personaggi, la gatta Meg e il buon vecchio Larry, all'inizio sono un po' strani, sembrano quasi degli adolescenti, sembrano, cioè, soprattutto la gatta, sembra proprio quasi un adolescente, quasi alla stile alla Enoch, sembra quasi uscita direttamente da Spraylitz. È un male? No, perché a tutto questo, magari anche forse in alcuni punti quasi non acerbo, però meno sicuro di sé, ecco, è un tratto che è quasi meno sicuro, ma rispecchia perfettamente la filosofia di Al Capone. Cioè, se voi andate a prendere tutto quello che ha fatto, vedrete che su Larry hanno debuttato artisti. Magari che non erano ancora nel pieno della maturazione, che avevano ancora degli angoli da smussare, che avevano ancora molto da dare in più rispetto alla qualità che abbiamo visto. E la Sara non fa eccezione. La Sara è buonissima, basi perfette. Magari il volto di Larry non è sempre stupendo, ecco, ogni tanto è un po' strano questo Larry. E dà un senso di, cioè, proprio, io ci vedo proprio Ade Capone, cioè credo che se Ade fosse stato qui l'avrebbe davvero scelta per fare un Larry. Il disegno è molto bello, vi faccio solo vedere una splash magnifica, che non spoilerà nulla, ma vi fa vedere tutto quello che già dovreste conoscere di Larry. E vedete che c'è base, c'è molta tecnica, c'è molta bravura anche. L'unica cosa che magari in alcuni punti c'è un po' da lavorarci su, soprattutto in alcuni volti, cioè a volte Larry non ha sempre lo stesso volto per tutta la durata dell'avventura, e non solo perché cambia fisicamente. E poi vabbè, Meg e Vivian che non assomigliano a Meg e Vivian, soprattutto, ripeto, Vivian è molto diversa. Quindi questa piccola cosa che secondo me è proprio in stile a De Capone, cioè proprio io ci leggo una cosa che avrebbe voluto anche lui, perciò promossa per Lazarus Led, e secondo me ha gettato delle basi, Sachs, la Sara, proprio per un futuro che si prospetta, secondo me, radioso. Anzi, secondo me, se ci dovesse essere per qualche motivo un altro spin-off collegato a Lazarus, piuttosto che un altro lavoro, io penso che lei sarebbe in grado di affrontarlo senza alcun problema. Perciò, per quanto mi riguarda, i disegni sono promossi. Promossi, ma come incoraggiamento per un futuro che sicuramente sarà ancora migliore, ancora più preciso e ancora più bello da vedere. I testi sono una cosa particolare perché il soggetto è di Al Capone e anche la sceneggiatura di Al Capone per una parte. Dopodiché è stato chiesto a Leonardo Ortolani di fare le ultime 30 pagine. E Giovanni Barbieri invece ha riunito tutto quello che era all'inizio, l'ha rimesso a posto e in un certo senso quasi ripulito, insomma ha fatto un lavoro di taglia, cuci, correggi, metti, per creare cioè una sorta di amalgama che avesse un appeal, un senso, che fosse più di qualche abbozzo. Insomma, fondamentalmente possiamo dire che è un sei mani a De Capone. Ci ha messo la parte A, Leo ci ha messo la parte B, Barbieri ci ha messo la parte C. Allora, sicuramente Giovanni Barbieri si è fatto, già conosceva lo stile di Ade, quindi è stato molto molto bravo a riunire e a far respirare l'aria di Larry in tutto quello che già c'è. Quindi
quindi è stato molto molto bravo, molto molto caponesco, diciamo, ecco, quindi è un ottimo lavoro. E vi ripeto, era tutto quello che Ade aveva in mente, quindi l'ha rielaborato perfettamente, come se fosse lui Ade Capone. Quindi è stato proprio un bel lavoro e un fil rouge di continuità incredibile, cioè questo 152 assume quasi una continuità per noi lettori, cioè ci sembra di aver mollato Larry il giorno prima, non tanti anni fa, più di 10 anni fa ormai. Quindi direi che non ci sono motivi per dire, cioè proprio sembra scritto da Ade. Il finale di Leo. Allora, innanzitutto è un finale finale, ecco, diciamolo che può lasciare aperto, però di base le avventure di Larry finiscono, punto. Leo pecca di arroganza, non pecca di arroganza, ha scelto un finale che avrebbe fatto anche Ade, non lo sapremo mai. È verosimile comunque che nelle rose mentali, nei labirinti di cervello di Ade Capone potesse essere davvero questo finale, quindi è verosimile perché è una storia di Lazarus Ladd e francamente io ho respirato l'aria di Lazarus Ladd. Perciò ti dico sì, Leo Ortolani ha fatto un buon lavoro, assolutamente. Io ho un solo appunto che riguarda pagina 157. È uno spoiler finto perché non vi dirò altro, però la forma che prende Axis lì io personalmente non l'avrei fatta vedere perché io avrei dato Axis un'altra forma, più per chiudere quasi il cerchio di Larry, quindi avrei fatto proprio un cerchio perché comunque Larry vive di questo connubio presente e passato, il passato non si può lasciare completamente alle spalle, quindi avrei fatto proprio un cerchio e lì avrei scelto un'altra forma per Axis. Oppure avrei fatto una cosa ancora più malata, diciamo, e quindi avrei fatto vedere Axis solo come forma indistinta, che si capisse che avesse quella determinata, non voglio entrare nel dettaglio, avesse quel determinato tipo di forma, non si capisse fisicamente chi, lasciata magari in mano alla fantasia del lettore che poteva dare a Larry un'eternità in compagnia di un Axis in quel modo, cioè, insomma chiudere il cerchio tra virgolette, vorrei dire affettivo ma non è neanche corretto, insomma chiudere quella parte di Larry in base al cuore di ciascuno di noi, perché nella saga di Larry ci sono state molte donne, quindi vabbè, ok, la forma femminile di Axis avrei lasciato a libera interpretazione. La scelta che da Leo è giustificata, giustificabile, però francamente non è quella che avrei dato io, ecco, avrei fatto altro, ma penso che se chiedi a 10 persone avrebbero scelto 10 cose diverse, quindi forse il passo indietro sarebbe stato solo in quella pagina lasciare una forma più indistinta, capibile che fosse femmina, ma indistinta, in modo tale da lasciare a ogni lettore chiudere quel cerchio di Larry nel modo che preferiva, però è un peccato veniale, direi. Per il resto è un'ottima chiusa. Cosa dire? L'ho detto in molte occasioni, ma mai come in questo momento viene da qui. Se a novembre potete comprare un solo fumetto, deve essere questo. Sia che siate lettori di Larry dagli esordi, sia che l'avete conosciuto a metà percorso vita, sia che non l'avete mai conosciuto, ma lo vedete adesso, poi verrà voglia di recuperarlo, vi consiglio assolutamente di leggerlo. A parte che sono 160 pagine a 5,50 euro, quindi è un prezzo assolutamente onesto. Avete il finale di un pezzo da 90 della storia del fumetto italiano, anni 90, inizio 2000, quindi già quello dovrebbe invogliarvi. Avete una disegnatrice? Sì, ok. Giovane, ma ad una chiamata ad una prova a far tremare i polsi anche a dei seri professionisti con anni, con tavole e tavole alle spalle che hanno macinato tanta china e ha retto benissimo. Avete un tandem Barbieri Ortolani, insomma, io non vedo alcun motivo per dirvi di lasciarlo in edicola, anzi, il mio cuore vi dice
compratelo, facciamo capire che la Zarus LED è ancora nei nostri cuori e che può tranquillamente affrontare la sfida più difficile, cioè uscire sapendo che è l'ultimo numero. Cosa posso dire? A livello personale stavo aspettando questo numero in maniera viscerale, come sanno in molti, ed è un numero che non, cioè, mi ha lasciato. Cioè, sono tremate un po' le mani nel leggerlo. Sì, allora mettiti comodo però, sono tremate un po' le mani nel leggerlo, perché sai che l'hai aspettato tanto, l'hai desiderato tanto e volevi il Leaderscreen te urlava leggilo. La missione per me è compiuta. Larry si conclude bene, si conclude in un modo assolutamente in linea con Ade Capone, con quello che è stato il suo modo di sceneggiare, il suo modo di presentare il personaggio da quando è nato. Cosa posso dirvi? Lazarus LED, editore Cosmo, 5,50 euro. The end, la fine, tutto qui. Mi raccomando, non deludetemi, leggetelo, vi prego. Ciao a tutti, ci sentiamo poi per il Dylan Dog Color Fest che sarà, udite udite, sceneggiato proprio da Giovanni Barbieri, quindi abbiamo anche un piccolo fil rouge che collega la Zarus LED a Dylan Dog. Per inciso, sarà il debutto di Barbieri su Dylan. Vi dico che l'ho letto stamattina e che mi è piaciuto molto, ma ne riparleremo probabilmente domenica sera. Ciao a tutti, baci abbracci e guardatevi questo logo, imprimetevelo bene e Ade, con questo ti diciamo grazie per la Zarus LED. Ciao a tutti, baci abbracci.